Sono Bojan e vengo dal Senegal. Sono venuto in Italia per avere più possibilità di fare altro e dimostrare il mio lavoro d'artista con la danza, teatro e le percussioni. Tutti i giorni penso al mio paese perché io stavo molto bene in Senegal con il mio lavoro e con la mia famiglia. Ora sono qui e sono contento di stare in Italia perché ho trovato tanti amici e insieme a loro posso realizzare il mio sogno. Le cose che non mi piacciono in Italia è avere dei problemi di integrazione e la mancanza di un lavoro. Quindi la mancanza di autonomia e libertà. Vorrei rimanere in Italia anche se ho nostalgia del mio paese. Mi manca mia madre, che è una persona molto importante per me. E mi manca la libertà che c'è in Senegal. Io penso che in Europa ci sono due cose importanti per integrarsi, l'arte e lo sport, in particolare il calcio, che è il modo più facile per incontrare tante persone, perché il calcio è come la lingua conosciuta in tutto il mondo. La mia storia legata al calcio inizia in Senegal. Ero portiere. Da quando sono in Italia ho iniziato a giocare molto di più. All'inizio abbiamo creato una piccola squadra a Casanova, un paese sulle montagne di Foligno. Poi le persone di Casanova hanno organizzato un piccolo torneo e abbiamo vinto la coppa. E tanti italiani ci hanno fatto dei complimenti. È stato un bellissimo giorno perché siamo stati insieme, tutti, giocatori italiani e noi. Abbiamo mangiato insieme una cena, è stato importante perché è stato il primo giorno in cui mi sono sentito parte di qualcosa in Italia. Dopo 2 giorni dalla finale, ho incontrato il figlio di una donna che ci aiutava del centro dove eravamo ospiti a Casanova, che mi ha detto: perché non vai a Foligno? Sei bravo e penso che potresti giocare con una squadra di livello più alto. E tutta la notte queste parole sono state nella mia testa. La mattina presto ho chiamato il mio operatore, Stefano, per dirgli che mi sarebbe piaciuto giocare con una squadra di Foligno. E subito mi ha detto che conosceva una squadra che cercava una brava portiere. Una settimana dopo, Stefano mi ha comprato delle scarpe di calcio, dei vestiti e dei guanti per giocare e mi ha portato a conoscere i compagni della squadra di Foligno Internazionale. Grazie a lui, poi oggi sono stato preso da una squadra in promozione, la squadra del Trevi. Sono molto contento di giocare con loro. Ora, perché il presidente è molto simpatico, l'allenatore è
bravissimo. E i giocatori sono ragazzi bravi che mi hanno accolto con il cuore aperto. Il primo portiere, Luca, mi ha dato dei guanti e dei vestiti bellissimi con le protezioni che mi hanno aiutato a giocare meglio. E anche la mia fidanzata, Pamela, mi ha aiutato molto con i vestiti e mi accompagna all'allenamento. Anche Paolo, che è allenatore della squadra Foligno Internazionale, mi aiuta sempre ed è un amico. È stata la prima persona che mi ha aiutato a fare amicizia. Mi ha fatto conoscere Pamela e mi ha difeso contro alcune persone razziste che mi hanno insultato. Penso che è molto importante raccontare la mia storia. Vorrei parlare a tutti i ragazzi europei, ma anche ai ragazzi africani che arrivano in Europa, e dire che è importante ascoltarsi e capirsi, perché spesso noi abbiamo dei modi diversi di vivere e di comportarsi con le persone. Io ho cercato sempre di capire quale fosse il modo giusto di creare un dialogo con le persone italiane, e l'ho fatto cercando di capire come loro vivono, ma anche come loro sono abituati a fare amicizia, che è molto diverso da come avviene da noi in Senegal. E questa mia disponibilità d'animo mi ha fatto avvicinare molto a tante persone. Sorprendente, mi è successa una cosa stranissima. Nel senso, prendo la macchina, arriva allo stop qua sotto, lo fanno mille volte al giorno, fanno, mi casca l'occhio su una partitella di calcetto, di pallone tra ragazzi. Da dove le macchine passavano, allo stop mi sono fermato proprio e ci ho ributtato l'occhio un'altra volta. E la scena era strana, perché c'era una squadra dichiaratamente di ragazzini di qua e un'altra mista, capito, di ragazzi di tutto il mondo, probabilmente rifugiati, in massima parte africani. Allora mi è rimasto questo pensiero in testa finché a un certo punto uno. Non mi è venuta l'idea che stavo inseguendo, cioè, mica era una partita qualunque, era Italia, resto del mondo. Che bello. E mi è venuta in mente una metafora di quelle da ricordare. Cioè, ho pensato al calcio, ma non quello che ho appena visto giocare da ragazzo, ho pensato al calcio, elemento chimico all'interno della tavola degli elementi. E il calcio se ne sta là, nei fatti suoi, ne frega niente, nessuno parla con nessuno, nessuno ci vuole, è burbero, è chiuso, niente. Chiunque si avvicini, non ci si trova, perché il calcio lo sta per i fatti suoi. Quando gli arriva il carbonio, lui dice, ah, ma è il carbonio, diventa carbonato di calcio, quindi al calcio gli rode. Questo non gli sta più bene, è una roba che si mischia, ed è qua, se ti comportavi male, la Befana ti portava il carbonio. Pensa che mi è venuto in Dario, mente me la fai andare lunga, io non ci sto a capire niente. Ma tu mi hai fatto venire qua, a casa tua oggi, proprio per dirmi questa cosa? a me. No, io l'ho fatto di qua perché se mangiamo una cosa No, seria. senti, mangiamo, va, mettere il sugo, Beh, do, siamo su. tagliatelle a carbonara, mi A piace. tagliatelle, anche vanno bene gli spaghetti, a proposito. La carbonara, si chiama anche quel discorso che facevi tu. Carbonato, bicarbonato. Bicarbonato vuol dire che sono due cose, due molecole che si incontrano. E allora è come la stessa cosa che hai detto tu, questa è una Certo. metafora rafforzativa, perché bianchi e neri si uniscono, e sud e nord si uniscono, est e ovest si uniscono, italiani rifugiati si uniscono e viene fuori una partita fenomenale, no?
alla fine mangiamo pure la carbonara. No? Non ci credi? Io ci credo sempre. Le cose si devono unire, si devono congiungere, perché sennò anche noi congiungiamoci con questo piatto di pasta asciutta che mi hai promesso. Va bene. Io sono Suri, vorrei diventare allenatore più famoso del mondo. Io sono Baramaka, io faccio parte di una squadra di calcio a 5. Giochiamo spesso, a volte ci divertiamo, a volte discutiamo, però è comunque bello e importante. Io sono Amadou, mi piace giocare calcio in Italia. Sono Seidou, il gioco e calcio è molto importante, è una conoscenza che può migliorare la comprensione tra le persone. Io sono Gilles Blessi. Il calcio porta unità nel mondo di oggi, a persone, differenze culture, carattere, colore e gruppi. Il calcio dà felicità, gioia, divertimento, forza, energia. Il calcio è una buona cosa che può fare stare insieme persone diverse. Io ho incontrato molte persone che mi hanno dimostrato amore. Sono Musa. Quando stavo a Casanova, vicino a Foligno, giocavamo con un gruppo di ragazzi del paese. Giocavamo molto bene. Ciao, io sono Usman. La mia squadra si chiama Foligno Internazionale. Abbiamo giocato con una squadra per la Coppa. Il primo tempo è andato bene. Nel secondo tempo è stato scontro tra due ragazzi, uno africano e uno italiano. È stato brutto, ma è successa una cosa bella alla fine. Ho fatto amicizia con un ragazzo italiano. Mi ha portato a divertirmi a mezzanotte in discoteca. Quando ero piccola mi piaceva andare a giocare in campo con gli altri ragazzi. A mio padre piaceva questa cosa. Abbiamo passato una bella giornata di sport e per l'ennesima volta penso che sia stata data la prova del fatto che lo sport e il calcio possono avvicinare i popoli. E infatti abbiamo passato una bellissima giornata e sicuramente un'esperienza da rifare.